conoscevate oppure questa diciamo, collaborazione vi ha aiutato diciamo, a conoscervi meglio? Noi siamo sorelle, quindi... Quindi questa è troppo. I parenti non si scelgono. Ma gli amici sì. E lui lo abbiamo scelto. Quindi. È stato prima, l'amicizia prima. Sì. Sì. Poi è stata rafforzata comunque da questo progetto. Anche mi hanno calato nello studio di famiglia, no? Esatto. Fratello. Noi abbiamo solo un'altra sorella, volevamo un fratello, era sempre, e lo abbiamo trovato. Ma questo passaggio proprio dal web al libro com'è successo? Si può dire? Sì, certo. Un colpo di fortuna. Siciliano. Allora. In realtà l'intenzione era fare un ebook, quindi abbiamo presentato il progetto alla casa editrice di Borgo. Siamo arrivati noi tre, ci sentivamo tipo... Come ci sentivamo? Assolutamente allallati. Non so se avete presente la musica di Kill Bill quando ci sono loro e te. Siamo arrivati lì in questo modo, non avendo niente da perdere. Quindi presentiamo il progetto di libro che loro assolutamente hanno detto no, dobbiamo fare il libro perché secondo noi è un progetto molto, molto bello per noi. Che faccia abbiamo fatto quando ci hanno detto il libro? Ma forse stamperemo 1500 copie. Ma forse chiameremo se dovesse dire una delle vostre presentazioni che noi ovviamente tutto ciò non passava dalla nostra faccia, è impossibile. Però dentro loro hanno poker face, io ero assolutamente stasiato con gli occhi a cuoricino. Niente, un emoticon, sono un emoticon di vento. Sergio Chives, così, quindi è stata una cosa che ci è piovuta addosso, ma siamo felicissimi. Alapa, tipico mezzo di trasporto su tre ruote, dotato di portiera difettosa, attaccata con lo spago o tenuta dal braccio nerboruto di autista Trina Criota, che ingombra l'intera cabina di guida. Tale veicolo è dotato di finestrino perennemente aperto o addirittura mancante e di parabrezza lordo e incrinato che costringe il sopracitato pilota a guidare con la testa fuori dall'abitacolo. Ah, così, vado a concludere. Una Alapa Doc si riconosce solo se dalla marmitta fuoriesce fumo tossico, dando sempre l'impressione che stia per andare a fuoco. Il cassettone posto sulle due ruote posteriori, anche se esternamente sembra angusto, può contenere qualsiasi oggetto di qualsiasi dimensione e peso, da materassi a reti da letto matrimoniali alle strutture in ferro per edificare le immense bancarelle che vendono calia e simenza. Viene anche utilizzato per il trasporto di bombole di gas, spincione e pannelle improvolazzate, pesce orgogliosamente fituso e per gli sbarazzi, i traslochi. Non ci immaginavamo anche una risposta immediata da loro, cioè una risposta con un paio di settimane. Sì, no, è stato velocissimo, cioè già mi aveva detto, se non rispondo non è caso, vediamo cosa facciamo. Hanno avuto l'occhio del... Sì, invece dopo due settimane, cioè, non ci siamo nemmeno girati, cioè forse siamo i primi autori che la prima casa editrice. Tra l'altro, abbiamo sempre fortuna. Quello che secondo me è centrale è il fatto che comunque c'è realtà dietro il monitor, comunque c'è studio, c'è abnegazione. Rossana si è fatta le nottate a cercare di trovare la virgola messa al posto giusto, cerchiamo sempre di utilizzare, di non fare strafalcioni, di utilizzare un italiano quanto più comprensibile possibile. Io a programmare ho fatto un mese di andare a letto alle 2 di notte, risvegliarmi alle 6 del mattino perché noi comunque lavoriamo, dobbiamo rendere in ufficio, non possiamo non essere degli zombie, è giusto, per far uscire l'app in tempo. E tutto questo è indice della passione con cui portiamo avanti questo progetto, perché sì, cazzeggiamo, è inutile che ci prendiamo in giro,
però lo facciamo è un contenti, passaggio costruito sì. E impegnato. Ma principalmente l'ho diciamo, impostato io, poi lo abbiamo letto, abbiamo rivisto suggerimenti, quindi comunque a parte che abbiamo diciamo la stessa ironia, quindi questo ci aiuta molto anche a renderlo amalgamato anche se il termine Azzolini lo ha preso, quindi però appunto la cosa è, abbiamo lavorato così, io ho gettato tutte le basi, ho scritto eccetera, poi l'abbiamo rivisto, riletto varie cose, le abbiamo sistemate poi insieme, quindi però la base era quella, per questo non ci sono state sciacque, sono riuscita a gestirlo bene. Anche perché i contenuti comunque partivano dal sito, mm-hmm. dal sito web. Come vi dicevo poco fa, il sito web esiste dal 2011, già da lì abbiamo avuto tempo, Rossana stilando le definizioni. Che comunque venivano sempre sistemate anche insieme, quindi io sempre la base, sì, e poi si rivedeva. La naturale evoluzione è la vera impronta, no, che Rossana ha dato al libro, è stato il trasformare Sicuropedia da un dizionario ironico siciliano-italiano a uno studio etologico. Etologico, perché comunque ho preso proprio la struttura dell'etologia animale e l'ho applicata al siculo, quindi non ho usato l'approccio antropologico, mi piaceva proprio questa idea, non tanto l'animale in senso negativo, ma perché comunque ci sono come gli istinti che comunque ci fanno assomigliare agli animali che sono in natura. E invece qual è il... ci sono diversi prototipi del siciliano, ci sono diversi siciliani, qual è quello che descrive ciascuno di voi? Quel lagnoso, il barone? Io lagnosa. Non si direbbe però, io sono la allata. E io sono assolutamente l'allazzato, perché sì, sono quello... Vero. Va bene, allora dobbiamo fare l'evento qua, dopodiché c'è l'intervista con i ragazzi di Postillare, poi abbiamo l'ospitato su Radio In, poi Radio Time, e poi ho sentito... Questa è la combinazione quindi che è vincente. Un cui noto, un cui nutendo. Affinché il siculo possa continuare a mantenere il suo stato inerziale, evitando individui perturbatori della sua quiete, il sciolose, deve dotarsi di apposite escrescenze ossee maggiorate di mezza misura rispetto all'avversario affinché renda vana la sua azione disturbatrice. Da qui un cui nutendo, un cui nutendo. Tra i termini che avete inserito nel libro dite più spesso uno lo vogliamo dire. Siamo tra amici, qua. Quindi si può dire tranquillamente quello che pensate. Il famoso intercalare, minchia! Ragazzi! Io ho un termine che a me dicono spesso, cioè non dico io, ma a me lo dicono, che mi dicono sempre abissi ritirati, se mangiare. Io ho i due istinti primari proprio dentro di me. E invece il gesto, cioè mio libro mi fa un gesto proprio di quelli importanti, non lo so, vi piace particolarmente? A me piace tantissimo. Cioè, proprio, questo è proprio tipico, c'è dentro tutto. Non si può sostituire. No. Questa onomatopea è insostituibile. È bellissimo. Parlavate prima di un aggiornamento magari o comunque di un sequel, diciamo così, del vostro libro. E noi ragazzi di Postillare vorremmo darvi un consiglio, sì. se siete d'accordo, magari di inserire anche un CD, appunto un file audio per far sentire proprio la cadenza insomma delle modi di dire, o magari appunto se inserite altri esempi quando parlavo di gesti, magari anche un video appunto. Ci sono delle cose che si possono dire senza dire niente, cioè proprio con l'espressione già hai paura oppure ti viene voglia di fare qualcosa, cioè proprio si capisce, il siciliano è tipico per questo. Già ci avevamo pensato. Allora, Maria Azzolini poco fa diceva che il siciliano, no? Come dialetto, come persona, no? È una prateria.
c'è chi si perde in questa prateria, c'è chi la cavalca, noi la stiamo cavalcando e cerchiamo di declinarla in tutte le sfaccettature possibili. L'app ha il valore aggiunto di avere il reading di tutte le nostre definizioni e di lì siamo riusciti a trasmettere al pubblico qual è secondo noi la dizione, grazie a Mago Mirido, il famoso youtuber palermitano, Vincenzo, il nostro amico, e i Mirido Boys e gli altri componenti della sua crew, ha prestato voce a Siculopedia e in qualche modo riusciamo già a portare avanti questo tipo di situazione, quindi della cadenza. Invece a un turista che magari viene qui appunto in Sicilia, un modo di dire magari per rimorchiare, che consigliereste? Allora te ne dico uno io, però non è proprio siciliano, comunque è stato detto proprio a me. C'era un tizio nella famosa Lapa, io stavo camminando, si ferma e mi fa: signorina, io sono il sole, lei è la luna, che fa, la facciamo un'eclissi? E io, romanticismo sicuro. È stato romantico perché poi sai cosa mi possono anche arrivare a dire, ma questo è per complimenti alla mamma, però questo è stato poetico. Di un romanticismo, grazie. Invece alla fine dell'intervista, come già sapete perché dicevamo che siete preparati, noi chiediamo un segreto, qualcosa in esclusiva che non avete mai detto e che è donato a noi di postillare. Allora, siccome io ho cantato senza legnate, vi ho detto che c'eravamo preparati la risposta, viviamo e invece di raccontarvi la risposta politica di Correct, prima vi raccontiamo un aneddoto vero, succoso, però preferirei lo raccontasse Rossa. Allora, riguarda proprio il momento in cui abbiamo deciso di mandare l'email a Flaccolio. Cioè la siamo studiata bene, nel senso che siamo andati a vedere nel sito cosa si doveva fare, quale email da mandare, come si notte abbiamo iniziato a cercare nei forum come si scrive l'email, cosa non devi dire, quindi ci siamo studiati bene, abbiamo scritto, abbiamo sistemato, corretto, ero a casa mia, cosa facciamo, ok, email perfetta, proprio, cioè, io mi sarei pubblicato, esatto. Era fantastica, 10 come dire, poi è. Inviamo l'email dopo qualche giorno, perché se no forse dopo un paio di giorni. È arrivata la seguente risposta. Carissimi, dov'è l'allegato? Ma il progetto sembra interessante, ma al contrario di quanto affermate nell'email, dov'è l'allegato? Che da informatico dimenticare l'allegato, di cioè, io. Meno male che avevamo scritto bene l'email. Ora raccontiamo quella che ci eravamo preparati. Anche perché comunque è una persona che se lo merita. Assolutamente. Allora, beh, in pratica noi appunto ci conosciamo tramite un'amica comune, Marzia. Quindi i primi tempi quando i nostri contatti erano solo via Facebook, o qualche volta ci vedevamo insieme a lei. E quindi non avevamo numeri di cellulare, niente di niente. Quindi quando poi Salvo mi aveva contattato, dai facciamo quest'altro, abbiamo iniziato a pensare a qualcosa di più concreto, il nostro cupido sicuropedico è stata Marzia, perché Marzia aveva i numeri di cellulare, quindi ci vedevamo, c'era sempre lei ha visto la nascita del sito, no, è proprio il nostro cupido, la nostra madrina, esatto, la nostra madrina qui veramente se lo merita. Ciao Marzia. Bussola dietro. Formula magica rivolta verso autista di autobus, equivalente del favolistico apriti sesamo, che ha la funzione di liberare il passeggero che la pronuncia dall'aria asfissiante dell'ambiente chiuso e stipato di tale mezzo di locomozione, per condurlo verso un nuovo mondo fatto di smog e auto che tagliano la strada. Tuttavia,
Affinché tale formula abbia effetto, il tono di voce deve superare la barriera del suono, oltre che la barriera dei 300 passeggeri che lo separano dall'autista. Picciotti, navasata. Picciotti, partiti lì. Navasata, no. Accattate un libro. Accattate un libro.